a tutti, io sono Lenia e bentornati in questo nuovissimo video. Ho deciso oggi di consigliarvi 5 film che sono usciti quest'estate, perché siamo ancora in tempo per vederli. Allora, iniziamo subito con La mia vita con John F. Donovan, uscito il 1 agosto. Allora, io ho visto questo film solo per Kit Harington, che è l'attore che interpreta Jon Snow di Game of Thrones. Allora, dovete vederlo assolutamente questo film, perché è molto molto carino, molto bello. Quindi, perché no? Poi, se vi piace Kit Harington come me, cioè, è un motivo in più per vedere questo film. Perché, bene sì, io l'ho visto solo per lui, però non mi è piaciuto, quindi perché no? Perché non iniziare a vedere un film solo per l'attore? Che poi effettivamente ci si fa un parere effettivo sul film se poi si va a vedere il film in questione. Quindi io mi sono fatta la mia opinione, voi magari vi fate la vostra. Poi abbiamo Hotel Artemis, che è uscito sempre il 1 agosto al cinema. Questo è un thriller futuristico. Allora, io adoro questo tipo di film, quindi non posso non consigliarvelo. Poi, appunto, ripeto, quest'anno per me è l'anno dei thriller, sia per quanto riguarda i libri, i film, le serie TV. Quindi non potevo non guardare questo film, che tipo ansiogeno. Quindi, se anche a voi piacciono i thriller, ve lo consiglio. Se non vi piacciono, non lo guardate neanche, anche se dovreste. Ognuno ha il suo film, primo film horror che, diciamo, ha battezzati. Il mio è stato The Collector. Da lì sono partite tutte le cose, film horror e cazzi vari, che cioè, adoro tantissimo. Quindi ve lo consiglio. Poi abbiamo, questo c'è il mio film preferito, vabbè, perché è Arrivederci Professore, che è uscito il 20 giugno. Il mio film preferito, non tanto per il film in sé, ma perché il protagonista è Johnny Depp. Johnny Depp è il mio attore preferito, ma da quando ero piccolina. Mi ricordo che il primo film che ho ben visto con Johnny Depp protagonista è stato Edward Mani di Forbici. Ma ero piccolissima, avevo avuto, non so, 4-5 anni, e mi era piaciuto tantissimo. Questo vago ricordo di io che guardo Edward Mani di Forbici in televisione, era tipo sotto Natale, forse era la vigilia di Natale, perché eravamo tutti insieme, diciamo, in famiglia. Quindi io sono molto affezionata a Johnny Depp e ai suoi film, quindi solo perché c'è Johnny Depp mi piace tantissimo. Quindi dovete vederlo assolutamente. Poi, se non avete mai visto un film con Johnny Depp, potete prendere la palla al balzo e iniziare, perché non sapete cosa vi siete persi. Poi abbiamo un altro thriller, perché cioè, non potevo non includere solo un thriller, cioè due almeno ci devono essere, ed è La bambola assassina, che è uscito il 19 giugno. Come dicevo prima, io non posso non guardare i thriller, soprattutto al cinema, perché i thriller sono sempre belli visti al cinema, ma soprattutto in realtà sto guardando questi film per prepararmi ad Halloween, perché bene sì, io inizio adesso a guardare i film thriller per Halloween, anche se in realtà ne ho visti solamente due fino adesso, quindi c'è tempo per guardarli, anche se in realtà mancano 2 mesi, quindi nel mese di settembre credo che mi metterò sotto. Però intanto, se vi volete preparare anche voi, iniziate sicuramente con La bambola assassina, che dovrebbe essere ancora al cinema, non lo so, perché comunque è uscito il 19 giugno, quindi potrebbe ancora esserci, non lo so, almeno al paese mio i film durano una vita al cinema, quindi vedete voi, oppure c'è, vedete in streaming, sicuramente c'è. Poi abbiamo l'ultimo, che è quello, diciamo, un po' più recente rispetto agli ultimi due che ho nominato, ed è Midsommar, il villaggio dei dannati, che è uscito il 25 luglio. Anche questo un horror, perché se includo i thriller non posso non includere anche gli horror. Ovviamente anche questo per Halloween, ma perché la mia amica e io abbiamo questa tradizione di guardare sempre un film horror per Halloween, anche se in realtà negli ultimi 2 anni abbiamo sempre visto i film di Sinister. Abbiamo visto i primi 2 e sicuramente adesso guarderemo anche il terzo.
che è l'unico che ci manca. Questa, diciamo, che è la nostra tradizione degli ultimi 2 anni, guardare i film di sinistra ad Halloween, però sicuramente non sarà l'unico film, perché non è che possiamo vedere un film solo, cioè la notte è lunga, quindi ce ne servono almeno due. Quindi sicuramente guarderemo Sinister 3, che è l'unico che ci manca, appunto, e poi vedremo un altro film che magari ho visto prima io. Comunque anche lei di solito guarda dei film horror prima e mi consiglia, diciamo. Quindi dobbiamo un po' valutare le cose, diciamo, insieme, di solito lo decidiamo. E niente, allora questi sono i film che vi volevo consigliare, usciti in estate, perché appunto l'estate dura ancora un mese, perché l'autunno entra il 21 settembre, quindi c'è ancora un mesetto buono per guardare questi film. Sicuramente sono dei film godibili, soprattutto La mia vita con John F. Donovan e Arrivederci professore, che sono secondo me più dei film da vedere in estate, quindi diciamo che questi due sono i più raccomandabili, almeno da parte mia, perché sono un po' più leggeri e non c'è troppo da impegnarsi, diciamo. Mentre i due thriller e l'horror, diciamo che in realtà sono dei film più da autunno-inverno, appunto. Però perché no? Perché no? Tanto a chi piace fa sempre piacere guardare un thriller o un horror. Va bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!